Carissimi amici della pagina Gli amici della Pognatomia, buona domenica e oggi un video un po' così, cioè nel senso che siccome in tanti mi hanno chiesto come iniziare, le solite cose, insomma, no? E mi rendo conto che delle volte uno parla di cose magari tecniche, magari danno per scontate le banalità, cioè cose che magari uno ritiene banali ma che banali non sono, perché chi inizia magari non ha, cioè, certe cose non le sa. Quindi ho pensato di fare una rasatura partendo da zero, cioè come se domani, come se avessi deciso ieri di iniziare ad avvicinarmi a questo mondo, no? Tanto per dare un'idea a chi si vuole avvicinare di cosa serve per iniziare, l'ABC, le cose basiche, che poi sono cose che si sono ripetute, che però non si stancano mai di ripetere, perché alla fine quello che conta è, come dire, avvicinarsi alle più persone, no? Quindi, cosa di meglio c'è che far vedere come ci vuole poco per iniziare. Allora, come ci la daremo? Un setup facilissimo. Wilkinson Classics, quindi il rasoio, diciamo, più economico, ma non per questo è meno efficace. Wilkinson Classics, già armato, per non perdere molto tempo, con un'astra verde platinum, che è una meta ottima, specialmente per chi inizia, no? E comunque, non solo per chi inizia, perché è una meta che offre prestazioni eccezionali a un prezzo veramente limitato, contenuto. Questo è un rasoio che costa meno di 5 euro, che viene già dato con le lamette Wilkinson, in questo caso ho molto delle Astra, ma è un rasoio che comunque io ho riscoperto, anche dopo anni e anni di rasatura con rasoio di sicurezza, molto efficace, non è da considerare un rasoio per iniziare e basta. È un rasoio che non sarà nobile forse con i materiali come altri, ma è ben progettato e si può utilizzare in qualsiasi circostanza. Ad esempio, magari se uno vuole andare in vacanza e ha paura che in albergo magari il rasoio più bello venga, magari rischi di essere rubato, per dire. Qualcuno mi ha detto: ma io ho paura che in albergo mi rubino il rasoio. Dico: ma allora con questo si va sul sicuro, perché al massimo si perde 5 euro. Però è un rasoio che dà il suo, soprattutto nella sua quotidiana. Continuiamo con il sapone da barba, crema da barba, Pro Raso Verde, quella che sono tutti sui supermercati d'Italia, quasi praticamente. Pennello, vabbè, Omega 48. Questo chiaramente ha già le sue battaglie alle spalle, ma insomma, mi sono messo a bagno, uso una ciotola, beh, in questo caso una ciotola tecnica, la ciotola AGM, però si può usare qualsiasi altra ciotola, insomma, per iniziare. Quindi iniziamo con una normalissima rasatura tradizionale, con un setup da pochi euro, quindi no? Bagno il viso e preleviamo una parte della ProRaso Verde, che da molti è un po' snobbata, no? La mettono una ciotola. Da molti è un po' snobbata, ma a me piace perché alla fine eucalipto, mentolo, mi sa di barbiere proprio, no? Omega 48 idratato, iniziamo il montaggio. Comunque è un'ottima crema, perché nonostante il fatto che sia un po' snobbata, perché giustamente i rasatori evoluti sono ormai proiettati verso sentori più raffinati, mancherebbe altro. Però questa non è una crema da niente. Questa è una crema che il suo lavoro lo fa. Poi ci sono state delle polemiche ultimamente in qualche gruppo di qualcuno che ha detto: ma no, io questi prodotti non li utilizzo. Ma in realtà sì, è vero che non è paragonabile forse, anzi senza forse, alle grandi produzioni magari britanniche, anche italiane artigianali, cioè, non è però il suo lo fa alla grande. ProRaso ha dei prodotti che sono più che buoni, cioè,
Io dico sempre, se li usano i barbieri non è solo per risparmiare, è anche perché comunque il prodotto funziona. Quindi sopperiscono con la tecnica, magari ha dei limiti tecnici, ma che però, guardate, iniziamo. Ecco, il pennello chiaramente necessita di un periodo di rodaggio, no? Questo è scontato, quindi inizio non lo troverà così, lo troverà più duro. Aggiungiamo un po' d'acqua per facilitare la scorrevolezza. Questo è un setup tra pennello, sapone, lavetta e rasoio e aftershave siamo sui 20 euro, un po' di più forse, e dura una vita perché l'ABC della rasatura tradizionale con la di sicurezza, no? Eccoci qua. Iniziamo. Vedi come canta, eh? Quelli che sono classiche. E questo è un rasoio che paga il fatto di essere pagato poco, questo è un gioco di parole stupido, però è vero. E paga il fatto che è fatto con una parte di plastica. Ma consente anche al rasatore più esperto, in particolare al rasatore quotidiano, una grande agilità e anche una discreta efficacia, perché se abbinato a una lametta decente e lamette che si abbinano a questo rasoio ce ne sono tanti, tante, offre, almeno a me, una rasatura impeccabile. Minimizzando con un po' di esperienza il rischio di irritazioni e ritagli. Pelo andato. Astraverde, una lametta molto tagliente, uno step sotto forse Federer e Kaima, siamo diciamo proprio un gradino sotto, ma stiamo parlando di minuzie, cioè non, almeno per quella che è la mia esperienza, poi qualcuno magari troverà altre lamette più efficaci. Adesso io aggiungo un po' d'acqua nella ciotola, l'ho già aggiunta. Mi sono sciolto il viso, do una ravvivata al montaggio. Pennello che ha incorporato una notevole quantità di crema. Un pennellone, ed è quello che di solito uno usa per iniziare, perché è quello che trova, ma è anche il pennello che utilizzano i barbieri, quindi anche lì non stiamo parlando di pennelli dalle caratteristiche particolari come ce ne sono in commercio, come utilizzo anch'io, però questo il suo lavoro lo fa alla grande. Poi magari uno vuole il tasso, vuole
un maiale più evoluto, vuole magari un pennello ibrido. Adesso stanno uscendo pennelli ibridi, tasso maiale, o un sintetico di qualità. Ma questo è un pennello che per iniziare, per imparare, va molto bene. Facciamo un po' di pelo obliquo. Vedete che lui scorre, eh? Scorre, ma canta anche, quindi vuol dire che intanto porta via il pelo obliquo, che nel mio caso è il contrapelo. Ognuno di noi ha una mappatura del viso diversa. Quindi per me la passata di pelo obliquo è una passata di contrapelo, di fatto. Vedete come perdona molto, cioè io saranno quasi con quella spensieratezza. Che altri rasoi non mi concedono. E però togli via tutto, eh. Questo qua non c'è la barba, no? Così. Però lo porto via, perché io sento, ecco qua. Benissimo. Adesso sciacquiamo il viso. Di nuovo una ravvivata con l'acqua calda. E qua, prima che arrivi calda, arriva Natale l'anno prossimo. E questo qua di fredda, è tutto al massimo. Solo il bagno, solo il lavandino. La doccia è caldissima, la cucina è caldissima. Ecco qua, una ravvivatina per il contropelo. Specialmente chi inizia, scorrevolezza ragazzi, perché se no vi inceppate se non avete una mano più che allenata. Ravvivatina. Contropelo passate lunghe. Specialmente per chi si irrita, perché quando, questa è una cosa da dire, quando uno inizia con la rasatura tradizionale, con la rasatura di sicurezza, i primi tempi il problema sono le irritazioni. Perché? Perché la pelle ha bisogno di tempo per farsi. Perché noi passiamo da un rasoio che, insomma, taglia più superficialmente, a un rasoio che invece ti porta via anche probabilmente una parte di va in profondità. Quindi la pelle ha un trauma, no? Passa da anni di rasatura, diciamo soft, a una rasatura come si deve. Allora, cosa succede? Che prima di farsi ci vanno mesi, magari anni, un anno anche, prima che la pelle diventi migliori, se ne migliora, diventa più resistente, più. Però deve abituarsi, quindi non scoraggiatevi se i primi contropeli in particolare
Vi irritate. È normale. Perché il corpo umano si abitua. La pelle è un organo, no? Ecco, mi è caduta la telecamera. Però noi, come nei migliori film americani, proseguiamo nonostante gli inconvenienti. Cosa dobbiamo fare? Fermarci? Spero che si veda tutto bene, però. Non si è rotto, quindi. Devo trovare un sistema nuovo. Per reggere questo sostegno. La ventosa o è frusta o non basta più. Piccolo incidente, il bello, tra virgolette, della diretta. Eccola. Allora, ho il contropiede fatto. Qui lo vogliamo. Guarda qua. Mappatura. Direi che siamo a posto, un ritocchino qui. Non metto neanche la crema perché sono umido. Un ritocchino qui. E bene così. Ok. Allora, cerchiamo il viso. Tamponiamo con la nostra taglietta. Mi siete venuto uno spavento? Io sì, per il mio telefonino. Voi sicuramente no, però spero che il video sia prosegui. Insomma, io vedo che prosegui. E niente, allora, sempre per chi inizia, cosa fa? Sempre prende magari un dopobarba che trovi nel supermercato oppure in un negozio normale. Pronaso. Pronaso è ottimo. Insomma, classico. Anche qui, poca spesa, tanta resa. E siamo a posto. Ora, per chi volesse togliersi qualche irritazione, e stiamo parlando sempre dell'inizio, quindi evitiamo di usare prodotti più sofisticati, che ce ne sono tanti, come avete visto nelle praticamente sbarbate. Ma chi appunto inizia, no, subito. Nivea Men, una crema idratante che io qua apro. Va anche contorno occhi, fronte, idrata bene il viso. Ecco, guardate, niente, rasatura perfetta. Anche l'orzaiolo sta passando. Allora, ultima cosa, e qua sarà velocissimo perché mi sono già espresso in un altro video. Tappo nella Nivea e calcio cade tutto. Quando cambiare la lametta? Un utente mi ha chiesto un consiglio. Io ho fatto un video una volta in cui ho detto la mia opinione. Allora, faccio velocemente un minuto di questo argomento. La lametta è fatta molto probabilmente, non sono un esperto non ho mai lavorato per case che fanno lamette, quindi non so quali sono le loro piani industriali. La lametta, una volta utilizzato il rasoio, va smontata. In questo modo, presa sempre per il lato non tagliente,
E avete visto che, non dicevo bugie, è una Superior Platinum, base verde. La lametta è fatta probabilmente per essere usata più volte, tant'è vero che ha due lati con dei numeri. Vedete uno, spero che l'autofocus che ho impostato, ma non funziona niente. Uno, due, dall'altra parte, tre e quattro, spero che si veda. Tre e quattro. Quindi in teoria almeno due volte è fatta per essere utilizzata. In realtà io non lo consiglio, ma non tanto perché io conosco gente che la usa anche cinque volte. Io invece la uso una volta sola perché, siccome tanto voglio dire, gli appassionati della natura tradizionale risparmiano molto già sul tutto. In realtà poi uno si appassiona, quindi spende di più perché compra creme sofisticate, compra pennelli, compra. Quindi in realtà è un risparmio, tra virgolette, no? In generale, per il grande appassionato. Ora, questa lametta, ad esempio, costa un euro a pacchetto, circa, anche meno. In un pacchetto ce ne sono 5. Ora, se non ci si rade proprio tutti i giorni, ma anche se si rade tutti i giorni, che spesa sarà mai? Cosa cerchiamo noi nella rasatura tradizionale? Cerchiamo la perfezione, cerchiamo il meglio. Allora, per quale motivo riutilizzarla? Cioè, sì, non c'è problema. Cioè, uno può anche utilizzarla finché il filo non gratta. Lo sente sulla sua pelle, no? Sente il filo che a un certo punto inizia a grattare, inizia a non essere più scorrevole. Però non è consigliabile, cioè, per quello che costa. Specialmente se, voglio dire, si usano lamette non particolarmente care. Ecco, questo è il mio consiglio. Poi, ripeto, c'è anche chi sostiene che vada meglio dopo due o tre rasature. Io non credo, cioè, nel senso che secondo me si può fare, non c'è problema, ma è sicuramente meglio e più gradevole cambiarla ogni volta. È anche più igienico perché alla fine poi dove la mettiamo? Dobbiamo metterla comunque in una soluzione magari disinfettante, magari accumula frammenti di pelle. Insomma, per quanto mi riguarda, io la cambio tutti i giorni, cosa faccio per smaltirla? Utilizzo questo smalti lamette, smaltisci una pezzi di salvadanaia della Miele che ne tiene centinaia, io ogni volta la butto via, poi si butterà via anche questo. Quindi qual è il concetto? Sì, la lametta può essere utilizzata più volte, nulla in contrario, ma il mio consiglio è cambiatela ogni volta perché almeno avrete il meglio della lametta. A ogni rasatura e la spesa non sarà sicuramente insostenibile. Con questo vi saluto, buona domenica e ci vediamo presto sulla pagina degli amici della Pognotomia. Buona domenica.